Sono Roberto Ambrosoli, nato a Milano molti, molti anni fa, 1942, ahimè. Però da 50 anni perlomeno risiedo a Torino ed è a Torino che ho buona parte di questi 50 anni sono stato quello che si dice un militante anarchico. E adesso, beh, passato tanto tempo, sono vecchio. Quindi in questa situazione devo dire che è un po' difficile ripercorrere con precisione vecchie cose successe molti anni fa. Perché ovviamente la vecchiaia e il mondo che è cambiato, eccetera, tutte cose che interferiscono con i ricordi e con la scelta dei ricordi da trasmettere. Comunque, fatta questa doverosa precisazione, diciamo che la prima cosa che mi viene da dire su Venezia 84 è che è stato qualcosa di grosso, veramente grosso, anarchicamente parlando. Sia rispetto a quello che vedo in giro oggi, e sia anche rispetto a quello che era, a quello a cui eravamo abituati all'epoca. A Venezia è arrivata una massa gigantesca di persone, anarchici. Se vogliamo dire libertari, ma anarchici. Nel senso, vecchi militanti un po' attempati, giovani innovativi, noi, ma i provos, punk con le creste, una massa veramente gigantesca di persone che è venuta da tutto il mondo, si può dire, che ha affollato in maniera incredibile gli stand, le sedi dei dibattiti, dibattiti che hanno considerato una massa gigantesca, seguito, scusate l'esagerazione, di temi, la rivoluzione, l'autogestione, i vecchi e i nuovi padroni, l'ecologia, il femminismo, tutti temi che erano considerati centrali per l'identificazione dell'anarchismo nelle sue diverse e più svariate sfumature e interpretazioni. Una bella testimonianza con cui presentarsi al mondo dell'anarchismo, della vitalità dell'anarchismo. E da questo punto di vista è stato veramente qualcosa di grosso. E mi viene da dire che perché è stato questo qualcosa di grosso? Cosa ha permesso la realizzazione di questo evento veramente grosso? Questa era la militanza anarchica. Tutti quelli che hanno partecipato, chi più chi meno, ma comunque in maniera attiva, costruttiva, alla messa in piedi di questa impresa, erano quello che allora si chiamavano i militanti anarchici, cioè persone
uomini, donne, che ritenevano che essere anarchici volesse dire non semplicemente aderire spiritualmente a un'idea, ma lavorare, costruire, operare fattivamente. Per che cosa? Beh, per, diciamolo pure, cambiare il mondo, ognuno con le sue particolari accezioni, per costruire o partecipare alla costruzione di una trasformazione della società. Essere anarchico a quei tempi, per me come per tutti gli altri, voleva dire questo. Quindi il militante anarchico di allora non era... C'erano anche altri militanti in altre zone, c'erano i famosi militanti comunisti, no? Che partecipavano a costruire, a aiutare a fare, che ne so, le feste dell'unità o cose del genere. Ma il militante anarchico era qualcosa di diverso. Il Partito Comunista aveva la sua dirigenza, la sua struttura, i suoi quadri, i militanti anarchici, i militanti comunisti aiutavano questa struttura. Il militante anarchico non aveva una struttura. La struttura, se così si può dire, il movimento, era fatto dai militanti anarchici, dai militanti. Come per tanti anarchici della mia generazione, Venezia 84 è stato proprio un po' un apice di un lavoro svolto da tempo prima, piano piano, andando avanti, eccetera. E, beh, poi uno si dovrebbe chiedere, e poi dopo, le cose sono un po' cambiate. Quindi negli anni Ottanta tu cosa facevi, diciamo, a livello militante? Beh, erano, come si usava allora, c'erano i gruppi. Ogni città, in Italia almeno, ma mica solo in Italia, no? Aveva qualche gruppo anarchico che si occupava, beh, di cose banali come andare a figgere di notte i manifesti sfidando le multe, cose del genere, intervenendo a volte, se era possibile, in dibattiti pubblici, eccetera, fare quello che si chiamava propaganda. E in effetti, anche se a un livello molto più elevato, Venezia 84 è stato questo, è stato quella che si chiamava allora propaganda, non con l'accezione un po' negativa che ha assunto nel tempo, no? Usando una, come si può dire, un'espressione un po' cattolica, testimonianza. Sì, sì. Sì, sì, capisco. Okay. E poi da lì è venuto fuori a Rivista Anarchica e cose di questo genere, impegni di editoriali, diciamo, ma tutto era per diffondere l'idea. Ok, d'accordo. Aspetta, e anche volendo qualche tentativo, diciamo, in sede organizzativa. No? Si parlava molto a quei tempi lì di comunità libertarie e quindi in vario modo ci sono stati anche esperimenti di vita comune, organizzazione di situazioni comuni. Io mi ricordo che a Torino, molto ingenuamente, volevamo mettere su una attività, come si può dire, commerciale, produttiva, per finanziarci, no? Di
fabbricazione di componenti elettrici o elettronici, e quindi avevamo, pensando di organizzare poi una struttura produttiva di tipo libertario, egualitaria e cose del genere, e quindi c'è stato un periodo che facevamo anche delle criticatissime e noiosissime lezioni di elettricità e tecniche di questo genere per prepararci a questo che poi invece purtroppo la cosa è abortita. Io sono stato uno dentro e ho partecipato in modo attivo. Altri compagni di Milano, di Venezia, eccetera, hanno svolto un lavoro molto più intenso ed efficace. Io ho partecipato soprattutto durante ai convegni, alle iniziative presentando gli oratori e cose di questo genere, insomma. Ma la costruzione proprio fisica, gli stand e queste cose qui è stata fatta, e mi vergogno di dire che io non sono stato così attivo come gli altri, ma da altri compagni. Poi non ti so dire come è venuta, come ho saputo la cosa, ma perché tutti insieme abbiamo praticamente collaborato a tirar fuori questa idea. Era un periodo in cui tutti i momenti si cercava di avere delle iniziative che servissero appunto per diffondere qualche idea particolare dell'anarchismo o l'anarchismo in sé per sé. Quindi partecipare era obbligatorio, era obbligatorio non in senso poliziesco, ma comunque avevamo pensato la cosa tutti insieme e quindi si partecipava tutti insieme perché eravamo tutti convinti della opportunità e della bellezza di questa impresa. Quindi non saprei dire come è venuta fuori. Certo c'erano compagni, penso i compagni di Milano, Amedeo, Bertolo, Rossella, che erano molto prolifici nel proporre iniziative e quindi poi dopo queste venivano gestite, proposte a livello, a quei tempi noi anarchici, tra virgolette, giovani, eravamo, chi lo sa, adesso non vorrei sbagliarmi perché con le date andiamo un po' male. Eravamo di una federazione che si chiamava prima i GGAF, Gruppi Anarchici Federati, Giovanili Federati, e poi GAF, Gruppi Anarchici Federati, quando poi non eravamo più tanto giovani. E all'interno di questa federazione c'era tutto questo scambio di comunicazioni, idee, proposte, eccetera, che poi veniva in buona parte realizzata dai gruppi, venivano in buona parte realizzate dai gruppi che facevano parte della federazione, ma non solo, comunque. Ok, d'accordo. Hai qualche ricordo particolarmente vivido di quei giorni? Un aneddoto, un momento che ti ha colpito? Ma ce ne sono tanti. Il primo che mi viene in mente è
i rapporti non felicissimi con i residenti veneziani, perché devo dire che ovviamente la massa di gente in un posto così stretto come Venezia, con spazi piccoli, questa massa di persone non sempre, forse quasi mai, borghesemente ben educati, aveva creato, creava spesso dei conflitti con i residenti. Anzi, devo dire che nonostante questi conflitti, però, di nuovo, l'impresa è stata gigantesca, perché in un posto come Venezia, piccolo, con spazi ristretti, eccetera, avevamo occupato, adesso non voglio sbagliarmi, poi, ma 3-4 campi, cioè spazi, piazze, no? Il che non sempre veniva apprezzato dai residenti, ma comunque era stata una cosa veramente costruttivamente impegnativa. Poi cosa mi ricordo? Bah, mi ricordo la grande gioia, la grande felicità, la grande passione di stare insieme. Alcuni di questi erano miei vecchi amici, oltre che compagni, Amedeo, compagni di Torino, e stare insieme con questi amici, oltre che compagni, a fare una cosa come quella, era un grande piacere. C'era, oltre che il senso di fare una cosa buona, c'era un grande piacere nel fare tutto questo. Ma poi mi vengono in mente tante altre cose, ma alcune forse è meglio lasciarle D'accordo. perdere. Ok, poi l'ultima che in realtà hai già un po' risposto sarebbe: che implicazioni ha avuto Venezia 84 su te e sul tuo gruppo? Beh, per un po' queste cose sono, dicevo, Venezia 84 è stata una sorta di apice della vitalità anarchica in Italia, ma non solo in Italia, no? E quindi per un po', diciamo, che ne abbiamo tratto conseguenze favorevoli a livello di militanza. In quell'epoca c'erano molti militanti, adesso non facciamo numeri, anche perché i numeri poi possono sempre, erano molti per noi, ecco, mettiamola così, ma c'erano molti militanti. E certo Venezia 84 ha favorito la crescita in questo senso. Poi piano piano le cose. Lì ci sarebbero tanti discorsi da fare, ma li facciamo un'altra volta magari.